Nel precedente tutorial avevo scritto il loop for per mostrare gli elementi che sono dispari, una numerazione che vada da 1 a 5, però che mi mostrava solamente gli elementi dispari. Noi adesso andremo ad utilizzare la medesima operazione piuttosto che utilizzare il for, ma utilizzando il while. Come prima cosa dovremo reinizializzare ancora let i uguale a 0. Perché let i uguale a 0? Beh, qui la variabile che ho dichiarato è all'interno di questo codice. Diciamo che è un valore locale. Invece, quando io vado a dichiarare la i, sempre la i, al di fuori del codice, la dichiaro come una variabile globale. Ok, per il momento non è importante, andiamo avanti. Quindi let i uguale a 0, intanto che i è minore oppure uguale 5, aperta e chiusa graffa. Che cosa farò? Io gli andrò a definire la stessa cosa, cioè quello che ho scritto qui, quindi i percentuale 2 che è diversa da 0, copio e incollo qui e diciamo che fa la stessa cosa. Però qual è quello che a noi importa? Quello che è un incremento. Come vedi qui l'incremento non l'ho messo, però ho bisogno di incrementare, altrimenti sarebbe che i è uguale a 0 fintanto che i è minore o uguale a 5, beh, daranno tutti i valori uguali a 0. Quindi ho il bisogno di incrementare la variabile i. E allora farò i più più. Salvo il programma 1, 3, 5, che è il primo for, e poi 1, 3, 5, che è il secondo while, o meglio, lo vado a commentare, salvo il programma 1, 3, 5. Quindi, come a differenza del for, che posso dichiarare la prima variabile che è uguale a 1 e poi la condizione che è minore o uguale a 0, punto e virgola, e lo incremento, in questo caso invece non posso farlo, quindi questa cosa non funziona. E allora come farò? Darò la condizione che è i minore o uguale a 0 e poi l'incremento oppure il decremento, a seconda di come mi viene comodo, lo do all'interno del while. Per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial.